Ciao a tutti, oggi sono contentissimo perché l'ospite dell'intervista è una persona splendida e che voglio presentare subito ed è Francesco Emilio Borrelli. Ciao Francesco. Ciao a tutti. Grazie per aver accettato l'invito e voglio dirlo subito, io sono un tuo fan duplice, perché ti stimo tantissimo a livello umano e a livello politico, perché stai facendo un lavoro veramente eccezionale, e ti stimo tantissimo anche dal punto di vista giornalistico, perché utilizzi lo smartphone come strumento per tutto il tuo linguaggio. Sei giornalista professionista, sei consigliere della Regione Campania e ti occupi di tanti temi. Quali sono i temi che tratti e come li scegli? Attualmente ovviamente c'è stata un'evoluzione, cioè i temi che tratto sono in parte per l'attività istituzionale e politica che svolgo. Faccio un esempio, sto facendo una battaglia, essendo io un ambientalista, io sono iscritto allo stesso partito da 30 anni, tra poco dovrei entrare nel Guinness dei primati, in un paese dove si cambia più facilmente partito che mutande. E stamattina tenevo una serie di sopralluoghi per quanto riguarda per esempio il lago Fusaro a Bacoli, o il sistema di depurazione dei campi Flegrei, e anche la verifica di un'azione che avevo fatto, cioè alcuni mesi fa i cittadini mi avevano segnalato che volevano sopprimere delle caprette in un ex cimitero dei Colerosi a Barra. Barra è un quartiere di Napoli. Io seguì la vicenda tramite l'ASL. Il motivo per cui non abbattere o voglio liberarsi di queste caprette è che queste caprette che vivevano in quest'area abbastanza isolata avevano, pensate un po' ai casi incredibili, avevano detto che queste caprette avevano mangiato delle dosi di hashish di alcuni spacciatori, quindi per cui gli spacciatori si erano risentiti e avevano chiamato la ASL per levarsene davanti. La ASL, non tramite ovviamente gli spacciatori, ma tramite la polizia municipale e la municipalità, era intervenuta, ma io avevo seguito la cosa perché ero contrario all'abbattimento, salvo nei casi previsti dalla legge, cioè avessero avuto delle malattie che prevedevano, secondo le normative nazionali e internazionali, l'abbattimento. Quindi andai lì con professori di veterinaria e così via, insomma le caprette furono prelevate senza farle del senza fare loro del male. E poi, seguita tutta la vicenda, scoprì che insomma non avevano alcuna malattia, e che il sindaco di Bacoli ha uno spazio che si chiama il Parco della Quarantena, che, pensate un po', è il primo sito che è stato realizzato, almeno a quanto mi hanno detto loro, il primo sito realizzato in Italia dove si portavano gli animali esotici tanto tempo fa in quarantena prima di metterli nel nostro paese, perché potevano portare delle malattie o ad altri animali o all'uomo, e quindi andavano tenuti in uno spazio riservato. Ovviamente non c'è più questa funzione, ma questo parco è stato riattivato grazie alla buona volontà del sindaco e a dei volontari. Le caprette sono andate in quel parco e addirittura hanno avuto anche dei cuccioli. Qualcuno dirà: ma che te ne fotta a te, ma perché? E invece il metodo di lavoro, oltre che sui social, è ovviamente nella vita reale. Io non credo solo nei social o nella realtà virtuale, anche se la uso moltissimo, non credo soltanto nel rapporto tu per tu, visto che c'è una nuova realtà che bisogna utilizzarla. La sintesi è la soluzione migliore, cioè l'azione che viene realizzata anche davanti, perché la cattura delle caprette avvenne in diretta Facebook, la verifica dello stato di salute delle caprette avviene in diretta Facebook, quindi Facebook, la diretta Facebook diventa anche un atto documentale che dimostra l'azione, in questo caso di una persona che fa attività politica, ma di qualsiasi cosa, diventa anche un sistema trasparente per far vedere che a un'azione corrisponde poi un effetto. In questo caso qual è stata l'azione? L'azione è stata verificare che quelle caprette non fossero uccise, l'azione amministrativa verificare che fossero prelevate ma non uccise, che fossero
analizzate il loro sangue fossero vaccinate, cosa che ha fatto regolarmente l'AS, e che poi fossero destinate a una situazione di benessere animale più che dignitoso, cosa che è avvenuta. Tutto ciò è documentato. E ovviamente lo puoi fare se c'hai anche dei contenuti. Ovviamente sui social, faccio una piccola digressione, io sono una figura, fatemi passare il termine, anomala, nel senso che io uso prevalentemente le dirette, i miei post sono tutti di contenuti, e di, cioè non troverete mai io che fotografo, non perché c'ho qualcosa contro, però non metterete oggi mi mangio un bel babà e faccio la foto del babà, oppure oggi mi mangio, cosa che fanno alcuni esponenti politici per avere aumento di follower, un esempio su tutti è Salvini, che sicuramente usa i social, c'ha dei c'ha delle persone che lavorano attorno a lui, ma io non condivido una, lasciamo stare i contenuti politici, sia chiaro, non condivido l'idea che pur di aumentare il tuo consenso social fai delle cose che non sono della tua natura, e se nella, nella natura di Salvini e dei suoi elettori c'è di sapere che lui si mangia il babà o che si lava i denti, questa è operazione da Grande Fratello. Io do invece la notizia che stavo col sindaco di Bacoli, per esempio, sempre nell'attività di trasparenza, visto che tutti quanti si lamentano che i percettori di reddito di cittadinanza non fanno nulla, lasciamo stare gli imbroglioni, parliamo delle persone che correttamente, veramente sono in difficoltà economica e stanno utilizzando questo sistema. Il sindaco di Bacoli utilizza quasi tutti i percettori di reddito di cittadinanza pulendo i parchi e le piste ciclabili e le piste attorno ai laghi che stanno nel suo comune. Io sono andato a verificare di persona e ho posto il problema agli altri sindaci, perché lui ci riesce e gli altri no. Quindi diventa anche uno strumento, spero che utilizzeranno anche altri sindaci, per poter imitare un modello che funziona. Per concludere tutta questa premessa, sono in parte istituzionali, in parte casuali. Se vedo una persona che butta la spazzatura dal finestrino, io intervengo e lo faccio anche facendo la diretta Facebook o fotografando la scena. Quindi attività istituzionali che si uniscono alla trasparenza amministrativa. Quotidianità, la mia vita quotidiana, se ci sta qualcosa, non se mangio il babà o se mi lavo i denti, ma se c'è uno che ha parcheggiato davanti alla, allo scivolo per disabili, se c'è una persona che butta la spazzatura, quindi atti di inciviltà o se succede qualcosa di splendido, un atto di generosità casuale, io credo che in alcuni casi a noi succede che non ci guardiamo più attorno, io sono abbastanza attento a quello che mi succede attorno, quindi me ne accorgo. Il terzo invece criterio con cui scelgo le mie azioni sui social è oramai quello che mi dicono i cittadini. Io ho circa tra le 700 e i 1000 messaggi tra WhatsApp e Messenger di persone che mi segnalano delle cose. Alcuni di questi fatti diventano post o diventano azioni che io faccio mie e che porto avanti. Tipo ad esempio, che so, la campagna per che abbiamo raggiunto l'ultima in ordine di tempo per riacquistare le arnie a un giovane apicoltore di 23 anni del Casertano a cui qualche bastardo ha bruciato tutta la sua attività. Io sono in contatto con lui, abbiamo fatto una raccolta fondi immediata, io sono andato sul posto immediatamente, abbiamo applicato una raccolta fondi tra cittadini, perché ovviamente se avessimo seguito la burocrazia delle istituzioni ci avremmo messo un secolo per intervenire immediatamente, ovviamente non parliamo di milioni di euro, parliamo di alcune migliaia di euro, i soldi sono già arrivati, lui sta già comprando le arnie e già le api regine, per cui è probabile che tra 10-20 giorni lui rinizierà questa attività, che sarà un'azione che è intervenuta con una diretta Facebook, con una presenza sul territorio, con una verifica della veridicità di quello e la trasparenza, con l'aiuto concreto a un giovane imprenditore che invece di fare l'attività criminale, altre volte fa un'attività in difesa della natura, ha subito un torto ignobile e ingiusto e sarebbe rimasto da solo se non fosse intervenuto anche la comunità, oltre alla mia presenza, la comunità dei social che ha voluto aiutarlo. Possiamo citare anche tutto quello che sei riuscito a fare tu insieme a tutti gli altri naturalmente per il rider aggredito e derubato lì. Quello era un contenuto che ti arrivava, no? Non era un contenuto tuo, possiamo definirlo UGC, esatto. Quindi ti arriva
E dimmi un pochino come funziona, quando ti arrivano dei contenuti e poi quando decidi quanta importanza e quanto risalto dare a quel avvenimento. Allora, in quel caso, allora, io ovviamente mi rendo conto subito quando ci sono delle situazioni particolari, perché i cittadini, almeno quelli che in qualche modo interagiscono con me, sanno due cose. La prima è che filtrato o proprio direttamente loro parlano con me, cioè non c'è il segretario o il certo, ci sono delle persone che mi aiutano, sarebbe impossibile spulciare 1000 messaggi al giorno, anche perché alcuni sono di complimenti, alcuni sono di notizie, alcuni sono di minacce. Però io ho delle procedure oramai che devo dire, almeno qua a Napoli stanno cominciando a produrre dei fatti, cioè la questura e il comando dei carabinieri, ma anche la polizia municipale, ovviamente essendo pure consigliere regionale, io ho dei canali per cui immediatamente segnalo loro. Quindi il video era prima sul tavolo della questura, del comando dei carabinieri e del comando della polizia municipale, poi sui social, e io quando sono atti criminosi, assumendomene ovviamente la responsabilità, e ho avuto anche alcune denunce per violazione della privacy da parte di delinquenti che mai si sono pentiti per la loro azione delinquenziale, ma cercano di lucrare, e questo sarà un elemento molto importante. Fino ad oggi ho vinto io, però non lo sappiamo se sarà per sempre. Faccio un esempio: mi hanno fatto causa alcuni parcheggiatori abusivi che con i loro avvocati ritenevano che io avessi fatto una grave violazione della privacy mentre li riprendevo, li sgridavo mentre facevo un'azione delinquenziale. Fino ad oggi i magistrati hanno detto che se fai un'azione delinquenziale in pubblica piazza e qualcuno ti riprende e documenta questa cosa, l'azione è meritoria, non è da condanna mia. Cioè, siamo arrivati al paradosso che l'idea di stato criminale che hanno loro è che il delinquente ha tutte le tutele e i diritti, c'ha anche avvocati di altissimo livello, mentre la persona per bene, se denuncia, deve stare attento perché va a finire la persona per bene in galera. Qual era la loro teoria? L'avvocato di uno di questi parcheggiatori abusivi diceva: il Borrelli poteva sì documentare questa cosa, ma avrebbe dovuto documentare, dopo aver chiamato la polizia, il momento stesso in cui il poliziotto interveniva e fermava il parcheggiatore abusivo durante l'atto criminoso. Cioè, in poche parole, non avrei mai potuto denunciare nessun parcheggiatore abusivo. Faccio presente che ne porto circa 40 a processo quest'anno. Se tu stai in pubblica piazza, blocchi il traffico, crei un problema sociale alla collettività, compreso me, come è avvenuto ad esempio fuori un locale che si chiamava Il Ciotto, io ho tutto il diritto di documentare e di rendere noto quella vicenda e di denunciarla, e tu non hai la privacy, che tu stai facendo un'azione delinquenziale, non è che sono venuto dentro a casa tua a spiarti. Quindi da questo punto di vista la procedura è: se sono atti gravi come quello del rider o altri, i video o le denunce arrivano anche in procura, io mando delle PEC, vado direttamente a fare delle denunce specifiche. Ovviamente questo mi comporta uno sforzo notevolissimo, perché non solo devo svolgere la mia attività di denuncia, la mia attività istituzionale. Ricordo a tutti che tutto quello che non è attività istituzionale è sottratto al mio tempo libero, cioè non è che io al posto di fare la mia attività di consigliere regionale faccio il giustiziere della notte, anche perché se andate sul sito del consiglio regionale scoprirete che sono il più produttivo, cioè quello che ha presentato il maggior numero di leggi, sempre presente in aula e così via, perché come dire, oggi anche i social e anche lo smartphone ti permette di essere, fatemi passare il termine, multitasking. Cioè io sto qui, finisco di fare questa intervista e mi rimetto a lavorare sulla commissione anticamorra che teniamo venerdì sul problema dei murales. Fondamentalmente ho parlato con una persona che sta nell'Abruzzo, che potrà veicolare ulteriormente il mio messaggio. Non mi sono spostato tutta la mattinata, sono stato in giro invece nei campi flegrei. Quindi il sistema con Rider è stato ovviamente che l'indignazione popolare, perché ovviamente metterlo sulla mia pagina è significato farlo esplodere, oltre al fatto che l'hanno ripreso praticamente quasi tutti i giornali italiani e anche internazionali. Ma ovviamente c'è stata una seconda fase, che è quella in cui la polizia si è mossa immediatamente, aveva tutti gli estremi, e alla fine li hanno acchiappati subito quei ragazzi. Voglio far presente una cosa, che uno degli avvocati di questi ragazzi, che hanno fatto un'azione chiaramente delinquenziale, ha avuto il barbaro coraggio
di dire che trattava di un atto di bullismo, come se una rapina possa essere equiparata a un atto di bullismo. Per sua sfortuna, la polizia, che ha lavorato molto bene su questo caso, ha scoperto che gli stessi ragazzi avevano rapinato poc'anzi, prima del rider, un altro ragazzo, sempre con lo stesso metodo, e avevano pure una pistola finta, avevano rapinato una persona di Casoria, che è un comune della provincia di Napoli, non molto distante da Calata Capodichino, dove era stata fatta l'aggressione. E quindi anche il piagnisteo di alcuni genitori dicendo: noi siamo brave persone, non sappiamo come sia possibile che il nostro figlio abbia fatto una cosa del genere. Il figlio aveva nella sera stessa rapinato due persone con atti violenti, e mi domando, e domando pubblicamente, perché poi se voi siete bravi genitori, che ci fa vostro figlio minorenne in piena zona rossa dopo le 22 e in tre su uno scooter senza casco a girovagare per Napoli? E perché voi non vi ponete il problema che vostro figlio è, che il ragazzo è tornato a casa alle 3 nelle rispettive famiglie? Io, se a 16 anni non davo notizie a mio padre o a mia madre, come dire, mi facevano correre, come si suol dire. Se un genitore in piena zona rossa, con pandemia in atto, e dopo le 22, dove c'è il divieto, salvo motivi gravissimi, di circolazione, non se ne frega, vuol dire che probabilmente o non ha il controllo dei figli o non è un buon genitore. Allora, i temi sono tanti, appunto, quello dei murale, degli altarini, quindi la pistola finta anche entra in questo discorso. E la tua campagna sui murale a che punto è? Beh, oggi, è notizia di oggi, che il prefetto, il questore, il comitato all'ordine e sicurezza hanno previsto un percorso di abbattimenti e di eliminazione dei murale e degli altarini dedicati a rapinatori e clan della Camorra. Non voglio ovviamente dare tutti i meriti alla mia campagna, ma penso di essere l'unico esponente politico in campagna in Italia ad aver fatto una battaglia di questo tipo, pubblica, a testa alta e senza cedere nulla. Io mi sono trovato pure in una situazione imbarazzante, per cui noi abbiamo dei radical chic, degli intellettuali, come li vogliamo definire, che hanno fatto un manifesto a favore. Diceva giustamente il quotidiano qui di Napoli Il Mattino, un tempo i manifesti erano quelli antifascista, quelli di Benedetto Croce, così via. Oggi abbiamo i manifesti a favore di rapinatori e criminali. Anche lì c'entrano i genitori, perché la famiglia entrambe le famiglie degli ultimi due casi, quello del ragazzo Caiafa e quello di Ugo Russo, sono famiglie di persone che hanno vissuto sempre nella delinquenza. E nel caso specifico di Caiafa, dopo aver ucciso il figlio, hanno ucciso pure il padre, che era legato a un clan della Camorra. E nel caso invece di Ugo Russo, c'è da domandarsi: questo ragazzo, per stessa missione del padre, non andava a scuola, apparava i soldi, come diceva, apparava i soldi, e la sera andava a fare anche, non dico solo quello, le rapine. Adesso mi domando, più che fare il manifesto per criticare il carabiniere, le istituzioni, lo Stato, che sicuramente hanno anche le loro responsabilità, secondo me la responsabilità più grave è che hanno permesso a queste famiglie di far crescere i loro figli in questo modo. Per me il reato più grande che può commettere un genitore, ancor più dell'essere un delinquente, è il non mandare i figli a scuola, perché non gli dai un'altra possibilità. E se li fai vivere nell'oro, ignoranti e incapaci di fare qualsiasi cosa, tu gli crei un futuro che è per forza delinquenziale. E mi spiego meglio. Io sono andato in quartiere popolare, hanno detto di Santa Lucia. Allora, se il figlio di una persona non va a scuola, rimarrà incapace di leggere, di scrivere, si esprimerà grugniti in modo violento e con azioni subumane. Ok? Questo ragazzo, anche se noi lo volessimo inserire in un percorso sano, di correttezza, abituato tra lo spaccio, le rapine e così via, a guadagnare 1.000 euro a settimana, dico una cifra così, ma quando potrà mai accettare di andare a fare un lavoro umile, tarato alle sue, purtroppo, totale impreparazione in qualsiasi campo? Non è che puoi guadagnare quanto un astrofisico nucleare se non hai fatto 10.000 esami.
Per questo questi genitori sono colpevolissimi, perché non mandarli a scuola è un doppio delitto, perché o diventeranno criminali, perché per mantenere il tenore di vita a cui sono stati abituati dovranno fare per forza i criminali, oppure saranno dei frustrati nella migliore delle ipotesi, perché ignoranti come sono, subumani come sono, non saranno mai accettati in un sistema di regole normali. O dovranno far parte obbligatoriamente dell'ultimo pezzo della scala sociale. E infatti, non è un caso. Io ho ricordato, e ricordo sempre, i radical chic hanno ricordato il rapinatore. Ovviamente nessuno ricorda mai le vittime, tranne me, le vittime, le centinaia di vittime della camorra, dei rapinatori, non esistono. Esistono solo i criminali che vengono idolatrati. Io voglio ricordare a tutti che recentemente sia Irina, una donna ucraina che è morta la notte per femminicidio, la notte in cui morì Ugo Russo, e i subumani, parenti e amici, andarono a fare un assalto all'ospedale di tutti, devastandolo. È una cosa che io ricordo sempre, perché non mi possono dire che sono brave persone e che vogliono in qualche modo essere integrate nella società, perché una brava persona non va a devastare l'ospedale che serve a tutti, tutti, senza distinzione di sorta. E rispetto a questo, ovviamente, io ricordo sempre che una donna innocente è morta, ma era ucraina, anche se con regolare permesso di soggiorno, è vittima di femminicidio, è donna, e quindi nessuno l'ha ricordata. Noi l'abbiamo ricordata, ma la cosa che è successa recentemente, che una donna di Battipaglia che si chiamava Natalia è morta l'altro giorno perché ha salvato due anziani di cui faceva la badante. Molti si lamentano e dicono: ma no, perché ci sono le donne ucraine, le bulgare che si prendono i nostri posti di lavoro? In realtà alcuni posti di lavoro le persone della nostra società italiana non sono disposti più a farlo. Perché non sono disposti più a farlo? Perché in alcuni casi sono abituati a guadagnare soldi facili e non sono disposti a sacrificarsi. E quando dicono: ma tu sei disponibile? Sì, io sono disposto a fare qualsiasi tipo di lavoro. Io spesso mi imbatto in queste persone, perché certo dobbiamo aiutare tutti, però dobbiamo far pure capire a tutti che non esiste l'idea: tutti siamo uguali, tutti abbiamo diritto a guadagnare 1 milione di euro a settimana. Sì, ma devi avere le qualità, le capacità, la preparazione. Se passassero questi subumani che dicono che non vogliono, non possono andare a scuola, un terzo del tempo che passano su TikTok, noi avremmo risolto il problema. TikTok lo sanno usare, sanno fare 200 video, sanno impostare, quindi il cervello ce l'hanno. E allora utilizzatelo anche per acculturarvi, non per me, ma per voi stessi. Perché se avete un minimo di preparazione potete assurgere a ruoli della società che siano soddisfacenti, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista di posizione sociale. Ti volevo fare adesso una domanda un po' più tecnica invece sugli strumenti che utilizzi, la tipologia di video, che è quasi sempre una diretta, diciamo è una diretta in esterna, se appunto stai documentando o controllando qualcosa, o di dialogo quando sei, immagino, a casa tua la sera. E che attrezzatura e che distribuzione dai ai tuoi contenuti? Eccolo qua. Qualcuno dirà: ma tu non ti puoi permettere uno smartphone? Sì, soltanto che me ne hanno rotti 6 negli ultimi 2 anni, perché ovviamente i subumani sono violenti, e quindi per me deve essere uno strumento che in qualche modo non abbia un grande... Certo, qualcuno dirà: ma la qualità... Ma, perdonatemi, io non faccio il regista, facendo dei video, quelli devono fare i professionisti. Per me le dirette sono momenti di documentazione che in alcuni casi mi hanno salvato anche la vita, in alcuni casi mi hanno evitato, perché una volta che ti hai ripreso e mi stai per puntare una pistola in testa, cioè, voglio dire, no, è difficile che la fai franca. E in più di un'occasione i video e le dirette hanno documentato aggressione e violenza, anche che ricordiamoci sempre che i violenti, i cialtroni, i delinquenti e i camorristi sono sempre bugiardi e vigliacchi. Quando documenti le loro azioni, li metti con le spalle al muro. Quindi non ho strumenti particolari. La diffusione dipende anche da Facebook. Per fare un esempio, io
ho moltissime segnalazioni, per cui capita spessissimo che ho delle limitazioni, per cui il mio messaggio non arriva e così via. Quello che è incredibile è che anche quando Facebook, parlo di Facebook perché Instagram e Twitter io li utilizzo, cioè è come dire, mettiamolo così, utilizziamo, è il meglio di, nel senso che c'è una selezione delle cose che io ritengo più interessanti che avvengono sulla pagina Facebook. È raro che mi, oppure delle campagne particolari, visto che per esempio Instagram ha pure la questione delle storie, però sostanzialmente la diffusione è legata tramite i canali social con questo strumento, e non ci sono particolari strumenti che utilizzo perché non ne trovo l'utilità, cioè io non voglio levare, fatemi passare il termine, il lavoro anche perché a fotografi, videomaker e così via, io documento quello che faccio e le battaglie che faccio, poi alcune volte diventano anche notizie, ma altre volte rimangono semplici documentazioni. D'altronde, guardate, io credo che il futuro nella trasparenza della politica passi anche su ma anche su tutte le altre cose, cioè un cittadino, mo, alcuni dicono ma tu metti troppi contenuti sulla tua pagina, non la seguire, qual è il problema? Cioè non è che c'è un obbligo, segui per forza la pagina Francesco Borrelli, il problema è che alcuni non riescono a farne a meno, vanno, alcuni ovviamente perché seguono, sono appassionati, si interessano, trovano contenuti interessanti, prevalentemente contenuti, perché è una pagina comunque che mette due, tutta una serie di cose sono le mie posizioni, le mie visioni, ci sta una grande libertà di commentare, vengono bannati sempre delinquenti e persone volgari perché trovo insopportabile la volgarità e l'utilizzo scurrile che vedo sui social in alcuni casi, che veramente di bassissimo livello. Però sostanzialmente la pagina è seguita da persone che approvano, e altrimenti non si spiegherebbe come dire, un fenomeno che mi ha portato ad essere tra i primi 25 più esponenti politici più seguiti in Italia, ci sono pure, come dire, allo stesso livello di, o anche di sindaci, ministri, presidenti della regione, pur avendo un ruolo mio che è infinitamente più piccolo, visto che sono un semplice consigliere regionale. Il tema sono i contenuti e anche il coraggio di affrontare, perché la politica, come nella vita, secondo me c'è un grande tema che dovremo affrontare, spero che sempre più persone lo facciano. Cioè, l'idea che con il cittadino e con l'elettore il confronto deve essere continuo e costante, e non ti puoi nascondere dopo le elezioni e ti fai rivedere dopo 5 anni. Devi essere disponibile. Io faccio un esempio, io credo di essere l'unico, tu hai alle tue spalle la home page della mia pagina pubblica, ok? Sotto Borrelli c'è un numero di WhatsApp, ma voi ditemi quanti altri esponenti politici, parlamentari, consigli regionali, consigli comunali, hanno una linea a cui e mica mi chiamano solo per le questioni della regione, mi chiamano per tutti. Quantomeno c'hanno qualcuno che li ascolta. Adesso, in questo momento, mi ha mandato un messaggio, ti posso dire, perché poi noi abbiamo una struttura che funziona, invece in questo modo io divido i ruoli. Allora, i dipendenti del consiglio regionale che lavorano con me seguono tutte le cose del consiglio regionale. Allora, per farti un esempio, Daniela mi ha mandato un messaggio dicendo che una signora che aveva avuto un grave problema in ospedale e che ci ha segnalato, io non so chi sia questa signora, mi ha mandato una mail, finalmente è riuscita, grazie al fatto che non riusciva a mettersi in contatto con l'ospedale a causa del Covid e così via, gli hanno fissato l'operazione per la cataratta. Io non sono un medico, non sono una cosa, sono certe volte un facilitatore. Certo, so bene che in alcuni casi, e i cittadini l'hanno capito perfettamente, come dire, preferiscono non avere problemi. Se fanno qualcosa di sbagliato, si stanno comportando male, quindi guarda, chiama Borrelli e probabilmente le cose filano lisce. E questo è una cosa di cui sono partito. Cioè, io spero in un futuro che la mia funzione e i messaggi che mi arrivano di questo tipo siano sempre meno. Ecco, questa pagina, infatti, con i contenuti UGC che ti arrivano, quelli fatti da altre persone, ti trasformano quasi in un editore, cioè
tu oltre i tuoi contenuti che realizzi in prima persona, e qui voglio citare, a me piace molto come fai le dirette in esterna, perché continui ad inquadrare il problema o quello che è accaduto, la statua vandalizzata o la macchina sulle strisce, però poi interagisci nei commenti digitali nella diretta e contemporaneamente, se si avvicina qualcuno, interagisci anche con lui, creando una comunicazione del tutto particolare che a me piace davvero tantissimo. Quindi te lo volevo dire. Questo è solo per la privacy o per altri motivi? No, in parte per la privacy, cioè io riprendo il viso se una persona mi insulta, mi minaccia, se è un personaggio noto e quindi in poche parole posso fare, ma non è che devo automaticamente prendere tutto. È chiaro che io avviso alcune volte, se ci fate caso, tu guarda ti stai avvicinando, guarda che ti riprendo, cioè io li avviso. Poi dopodiché, se loro scelgono di essere presi in viso, è un problema, tra virgolette, loro. Ma io sollevo sempre il problema in quanto tale. Sul problema delle targhe, delle macchine, per le foto sono anche d'accordo, ma per le dirette me ne frego altamente, per un motivo molto semplice. Io, se devo passare su un marciapiede e una macchina si è parcheggiata in modo tale che io non passo, io voglio denunciare la cosa. Ma perché mi devo porre io il problema della privacy di un cialtrone e non lui che mi ha bloccato il mio diritto sacrosanto a camminare su un marciapiede? Qua abbiamo una mentalità distorta. E io fino ad oggi l'ho vinto tutte, ma vorrei vedere quale magistrato un giorno condanna uno che si è andato alla potrebbe dire: tu dovevi chiamare i vigili, non fare il video, ma perché tutto il rispetto per il delinquente e nessun rispetto, o per l'incivile e nessun rispetto per la vittima? Le vittime diventano vittime due volte, perché si devono quasi vergognare e scusare di esserlo, e questo è intollerabile. È un sistema, da questo punto di vista, malato, in cui si danno estreme garanzie. Ma vi rendete conto? Abbiamo il garante detenuti, che è un ex detenuto, parlo di Napoli, è un ex detenuto e si è fatto 30 anni di galera per spaccio internazionale stupefacenti. Ed è il garante dei detenuti, dove il fratello sta nel carcere dove lui fa il garante. Ma e poi va a fare il sindacalista dei delinquenti. Insomma, sono cose insopportabili. E fa pure la vittima. E fa pure la vittima. Hai fatto 30 anni di galera. Dici, tutti possono cambiare. Sì. Ma se tu poi vai in giro a dire c'è la cella zero, c'è questo, c'è quell'altro e così via, e sostanzialmente fai un'azione sempre e comunque contro la polizia penitenziaria, le persone che fanno le battaglie per la legalità, per quanto mi riguarda trovo intollerabile che tu faccia il garante. Allora, sulla tua pagina volevo chiederti, si passa oltre il discorso regionale, quindi non è Napoli, non è la Campania, diventa invece un comportamento. Quello che è successo con le ruote squarciate dell'auto della ragazza disabile ha portato poi all'invio di un contenuto da Milano Today, no? Una registrazione dove la stessa cosa orribile è accaduta a Milano, quindi una cosa che esce fuori dalla territorialità e che cosa crea, secondo te, empatia, o che cosa porta uno di Milano a inviarti un video? Beh, veramente tra poco uscirà sulla pagina, perché l'ho programmato prima, delle scene per cui io ho pubblicato delle foto dove sta la gente ammassata ai treni della metropolitana di Napoli. Un cittadino milanese mi ha inviato delle foto dove stanno i milanesi ammassati nel treno, dicendo: purtroppo non è un problema solo vostro. Io lo metto, il tema è di far capire che alcuni dei temi di cui io parlo qui in Campania, alcuni sono prettamente purtroppo nostri, ma altri, come ad esempio la vigliaccheria e la cialtroneria contro i disabili o gli assembramenti e la cattiva gestione del trasporto pubblico, sono problemi che sono uguali a Napoli come a Milano. Questo è molto importante, perché così non si creano né false notizie né miti del tipo: lì va tutto bene, qua va tutto male. Come gestisci i commenti, le minacce, le offese e le minacce? E una domanda molto chiara è: hai paura? Perché
ho letto molte persone sono in pena per te e te lo scrivono proprio nei commenti. E tu che mi dici? Hai paura? Allora, sull'aspetto come gestisco i commenti, tranne se non sono volgari o offensivi o diffamatori in modo inaccettabile, io, come dire, i contestatori o i dissenzienti li accetto tranquillamente. Faccio un esempio. Sulla mia pagina sono invase di messaggi di Nico Pandetta, noto neomelodico pluricondannato anche per spaccio di droga, parente di un mafioso che sta al 41 bis, che scrive che da quando lui fa il cantante neomelodico è cambiato, gli ha cambiato la vita e adesso riga dritto. Io gli ho ricordato che le minacce nei miei confronti sono recenti, ma che anche le sue condanne e anche i suoi arresti sono recenti. C'è una condanna nel 2019, sempre per spaccio di stupefacenti, e un arresto nel 2017, per altre ragioni, compreso il fatto che correva con un altro soggetto a tutta velocità. Ovviamente lui ha detto che io sono uno pseudo giornalista. È una critica anche, diciamo, basata su nulla, per un motivo che mentre lui non ha dovuto superare nessun esame, ha dovuto fare nessun corso per diventare, fammi passare quel termine, quella ciofeca di cantante che mi non piace proprio. Lui è un trapper neomelodico pro delinquenti che a me, nel senso che inneggia alla criminalità. Però io, prima di giudicarlo, cioè, allora, dal punto di vista, mettiamo così, di soggetto e dei suoi contenuti è deprecabile, ignobile. Però ho cercato anche di comprendere se c'erano dei contenuti, voglio dire, non sia mai Dio mi fosse trovato davanti a un nuovo Eminem, voglio dire, comunque poteva essere un talento, non lo è secondo me, però c'è un tema che io ho fatto, mi faccio notare. Lui canta e scrive senza nessun percorso. Voglio fare un esempio: Gigi D'Alessio, che alcuni possono criticare, altri no, ha fatto il conservatorio, si vede chiaramente che la conosce, se lo mette al pianoforte. Gigi D'Alessio suona, conosce gli spartiti, è una persona che al conservatorio è considerato bravissimo. Poi anche Baglioni a modo suo melodico, a me piace moltissimo, ovviamente. Questo Pandetta, se gli dà un flauto, non sa cos'è, se lo mangia. Allora, io sono diventato giornalista facendo degli esami, cioè diventi giornalista professionista se scrivi e fai degli esami. Diventi cantante neomelodico, trapper, come è diventato lui, perché sei un mito sui social. Ebbene, io sugli influencer, che non hanno nessun contenuto, non, come dire, non ho nessuna stima. Per di più, ritengo sempre che possano essere, come dire, dei fuochi fatui, cioè da un certo punto, così come esplodono, così muoiono. Se poi sono però dei soggetti che hanno dei contenuti che promuovono la malavita e la criminalità, come il murale e come gli altarini della Camorra, io li combatto come questo personaggio. Però, per esempio, poiché la sua reazione, le cose che ha scritto non erano denigratorie o particolarmente offensive, gli ho permesso di lasciarlo sulla mia pagina. Ha fatto una scelta, secondo me, metodologicamente sbagliata, perché lo stanno massacrando. Ho paura? Sì, certo che ho paura, ma devo scegliere: o combattevo o me ne andavo. Perché su questo territorio, e penso che in una parte consistente del nostro paese, è evidente che non c'è soltanto un problema criminale, ma la pandemia ha fatto emergere ancora di più la vergogna e la mentalità parassitaria, delinquenziale, cialtronesca, furbesca e illegale di una parte della nostra popolazione. E poiché io ritengo che Napoli sia l'elevazione al cubo dei pregi e dei difetti degli italiani, italiano è un po' furbetto. Napoletano è estremamente furbetto, l'italiano è un po' generoso, il napoletano è estremamente generoso. Questa è una fase in cui sta emergendo il peggio del nostro paese. E la politica, invece di avere il coraggio, in alcuni casi, del dissenso, come dire, dell'impopolarità, la vera politica guida, non è che asseconda gli istinti peggiori dei cittadini. I cittadini messi in libertà tra Gesù e Barabba hanno scelto Barabba senza pensarci un secondo. Quindi, per cui, alcune volte bisogna avere il coraggio di dire: ragazzi, no, è sbagliato. Quindi ho paura, ma credo anche di dover alcune volte dare l'esempio. Mi assumo certe volte delle battaglie profondamente impopolari,
due esempi, parcheggiatori abusivi quando ho iniziato a fare io erano glorificati, oggi sta emergendo anche i legami con la criminalità, ma è quanto guadagnano, che non sono poveri, che sono violenti, che spesso bucano le ruote di chi non paga se non fanno altri danni. Ma quando ho iniziato a farla io questa battaglia ero praticamente da solo, come sugli abusivi. Recentemente ho fatto una battaglia a favore dei fiorai legali. La gente mi dice, vabbè, ma lasciali fare tutta una campagna. Ma scusatemi, perché il fioraio che paga le tasse, paga i dipendenti, paga l'occupazione di suolo pubblico, deve fare concorrenza con uno che non paga nulla? E la glorificazione del cialtrone contro la persona per bene che viene definita a quel punto della migliore delle ipotesi fesso. A questo punto rubiamo tutti. Ma io faccio sempre questo esempio. Se tutti rubiamo, alla fine a chi rubiamo se non c'è nessun pollo da spennare? Il tema è, a furia di fare furbizie, a furia di non fare il proprio dovere, a furia di tentare di fregare il prossimo, la percentuale di cialtroni è diventata troppo grande e non si sostiene più. Per questo dobbiamo reinventarci questa società. Quindi la mia non è stata una battaglia politica o giornalistica, ma anche fortemente una battaglia culturale. E tu usi parole molto dirette che non possono essere fraintese. Parli di tolleranza zero, parli di costruire nuove carceri se c'è sovraffollamento, quindi rendendoti consapevole che ci sono dei problemi di sovraffollamento nelle carceri, ma la soluzione non è certo l'indulto. Allora, c'è chi ti dice vorrei, te ne devi andare, no? Non lo so dire in napoletano, ma poi non sono tutti napoletani, ti arriva commenti da tutta Italia. E poi invece c'è chi, e sono tanti, ti dice ti candidi? Allora rispondiamo a questi, che fai, ti candidi? Dipende da loro. Allora, noi siamo in una fase storica in cui ci si candida non nell'interesse, ci si autocandida e ci si candida per fare altro. Faccio un esempio: Bassolino si è autocandidato perché ha voglia di rivalsa nei confronti del PD. Il magistrato Maresca si sa e non si sa, però aspira ad avere un ruolo futuro nel centrodestra. La Clemente, attuale assessore della Giunta dei Magistrati, aspira a continuare un'azione politica dell'attuale maggioranza. Io purtroppo ho una percezione molto più forte di loro di che cos'è il territorio, ma per un motivo molto semplice: perché mi sono dannato l'anima rispetto alla quotidianità. E quindi o ci sta un afflato popolare forte, cioè migliaia di persone che sottoscrivono la candidatura, centinaia che si candidano, oppure io non sono disponibile, sono io a non essere disponibile. Se scegliessero uno degli autocandidati, perché non voglio fare la fine del sindaco nel film geniale di Ficarra e Picore, L'ora legale, in cui i cittadini si lamentano che un sindaco è un ladro, una chiavica, ma viene sempre miracolosamente sempre eletto. Lo arrestano durante una campagna elettorale e viene eletto la persona per bene che l'aveva sfidato, ma che era un professore, non era poi, che però ha detto via parcheggiatori abusivi, la Chiesa dovrà pagare le tasse se fa attività commerciali, e le occupazioni di suolo pubblico dovranno essere pagate, non più date così ai commercianti. Cioè, tutte queste cose, succede che questo sindaco le fa veramente. A quel punto la città si rivolta contro di lui e organizza una congiura per farlo decadere. Io non voglio fare questa fine. Quindi, poiché quello che dico, la tolleranza zero, è un termine molto preciso che riguarda alcune situazioni che ho intenzione di utilizzare, di portare avanti in modo molto duro, o siamo in tanti, è una responsabilità collettiva, oppure il Masaniello, il salvatore della patria, da solo non ci sarà. Quindi è una scelta che facciamo assieme, anche perché abbiamo visto che l'uomo solo al comando, vedi l'attuale sindaco uscente, che poi adesso sta più in Calabria che in Campania, non funziona. Ci vuole un periodo di lavoro quasi prepolitico. Oggi si fanno i commentatori, il sindaco, a me interessa il sindaco che alla fine della giornata dice: oggi abbiamo spilato 37 L, aggiustato 40 marciapiedi, potato 10 alberi. Purtroppo sarà meno gloria e più dannazione e più lavoro duro,
Ma in questo momento per me è questa la fase. Non a caso io sono un estimatore del sindaco di Bacoli, perché è uno che passa tutta la giornata a fare cose micro che poi diventano macro. Perché quando tu vedi un comune e è tutto pulito, tutto a posto, i cittadini che sono soddisfatti, i reddito di cittadinanza che lavorano, dici cacchio, ma allora si può fare, non è vero che non si può fare. D'altronde anche a me mi hanno detto che l'ospedale San Giovanni Bosco era in mano alla Camorra da 30 anni, nessuno avrebbe levata la Camorra, l'ho levata, l'abbiamo levata, cioè si può fare gli altarini, dopo 17 anni arrivi tu e vuoi levare gli altarini, sì, dopo 17 anni arrivo io e voglio levarli tutti, non uno, tutti. Finora abbiamo parlato di te, adesso parliamo proprio del tuo linguaggio, cioè del tuo modo di fare informazione e politica. Questo tipo di video, molto particolare, lo possono fare soltanto i giornalisti, lo possono fare soltanto i politici che hanno appunto magari una tutela maggiore anche rispetto ai canali istituzionali, oppure è un qualcosa che possono iniziare a fare anche i cittadini? Diciamo che già inviandoti i video è chiaro che c'è questo canale per usare la tua pagina e per diciamo farti notare alcuni argomenti, ma al di là di quello che accade su di te, può essere un modello esportabile in tutta Italia? Io me lo auguro e sono assolutamente favorevole. Tra l'altro io mi meraviglio che siano ancora così pochi gli esponenti politici che utilizzino questo linguaggio e questo sistema. Parliamoci chiaramente, se ho preso 16.000 voti alle ultime regionali è anche perché ho giocato molto sul voto d'opinione, che in parte, non in totalità, è stato portato dai social. Certo, non conosci i tuoi elettori, hanno un'esigenza notevole, non se ne fregano niente di avere il piccolo piacere personale. Loro vogliono che tu sei fedele alle battaglie e agli impegni che hai preso con loro. Però questo metodo trasparente di portare a casa il risultato, di dimostrare ogni sacrosanto giorno, non ogni 5 anni, ai tuoi elettori che stai lavorando e stai lavorando sodo, quindi te lo sei meritato il consenso, te lo sei meritato il consenso che ti hanno dato. E io spero che sia esportato un po' dovunque, per un motivo molto semplice. Perché se la competizione rimane, Borrelli da solo che parla a un certo elettorato e tutti gli altri che si accattano e vota o fanno voto di scambio oppure clientele, non ci evolviamo. Io invece immagino un futuro in cui siamo tutti sul mercato del voto libero. Quindi non dovuto a rapporti personali, familismo, altre cose, ma alle idee o alle battaglie che ognuno di noi porta avanti. Ecco, però questo nella politica e quindi anche sicuramente nel giornalismo, ma dico, può essere un linguaggio, essendo io nella mia pagina dico siamo tutti dei media, no? Perché abbiamo un canale... Certamente. E abbiamo un studio televisivo in tasca. Cosa vogliamo raccontare, no? Questo è proprio lo spot della mia pagina, perché credo fermamente che appunto non sia un linguaggio da riservare soltanto a politici e a giornalisti, tipo Le Iene, tipo cioè, tanti altri report o altre cose, ma sia un linguaggio che possa favorire il cittadino semplice che segnala alcuni comportamenti sbagliati o altri invece virtuosi. Tu che ne pensi proprio del cittadino? Sono assolutamente d'accordo, ovviamente su questo, poiché appartengo a una categoria, una cosa è che il linguaggio, la trasparenza e la capacità di comunicare a tutti sia un elemento assolutamente positivo. Io credo che stia passando sempre di più. Io spero che l'uso dei social sia sempre meno TikTok e sempre più denuncia e azioni. I video auto denigratori, gente che si fa delle cose ignobili e penose per se stesse, per la propria dignità, pur di avere follower, lo trovo indecoroso. Apprezzo molto invece i cittadini che utilizzano. Poi ognuno nello studio televisivo che c'è in tasca fa l'uso che ritiene più opportuno. Chi denuncia, chi segnala, chi fa battaglie, chi usa il suo studio televisivo in tasca per documentare cose che non funzionano o anche cose bellissime, cose che funzionano, beh,
quello secondo me il cittadino è il messaggio migliore e l'uso migliore che si può fare dello studio portatile in tasca. Francesco, grazie di tutto, siamo andati oltre il tempo, è stato solo un piacere e magari più in là tornerò a disturbarti per chiederti come vanno le cose. Va bene, grazie. Alla prossima, ciao.